La Juventus non riesce ad uscire da una crisi che ora comincia a essere veramente molto più nera che bianca. Questa è una Juventus che non riesce più a vincere. Questa è una Juventus che sembra davvero lontanissima da quella di inizio anno, che aveva cercato di contenere una incontenibile, a questo punto, Inter, che va verso uno scudetto ormai certo. Sì, perché la Juventus cade anche a Napoli, riesce nell'impresa di far rialzare un Napoli che nell'ultimo periodo sembrava il vecchio e lontano parente del Napoli campione d'Italia dello scorso anno. È vero, c'è stata la vittoria roboante di qualche giorno fa contro il Sassuolo, ma il Sassuolo è una squadra abbastanza morente che sembra ormai disposta a non avere più occasioni per rinascere. Ma questa è una Juventus che ha avuto troppe occasioni per far male a questo Napoli e non c'è riuscita, e soprattutto è una Juventus che sembra ormai davvero con poca lucidità rispetto all'inizio della stagione. E lo si vede soprattutto nel finale, quando arriva il gol del 2-1. Il gol del 2-1 come arriva? Su calcio di rigore, sì, ma il calcio di rigore viene fallito, perché è bravissimo il buon Szczęsny a pararlo. Ma lì lo vedi dall'incapacità dei giocatori di essere reattivi, perché sulla linea dell'area c'erano giocatori come Bremer, soprattutto, come Nonge, che aveva provato il calcio di rigore, come Alessandro. Ed invece arrivare primo sul pallone un Raspadori che aveva partito addirittura dietro. Sulla ribattuta di Szczęsny arriva Raspadori, che era partito molto indietro rispetto ai tre bianconeri. Questo fa capire che ormai è una Juventus che quasi non ci crede più. Ma non al discorso scudetto, perché è chiaro che proprio lo scorso scudetto ormai non si può più parlare proprio di scudetto, ma proprio in questo campionato. Ormai è come se avesse svuotato totalmente le energie questa Juventus. È totalmente svuotata, totalmente priva di energie, non riesce neanche più a reagire, perché è una Juventus che non riesce più a reagire. Ed è una Juventus che sembra non seguire neanche più il proprio allenatore. E guarda caso nell'unica intuizione che ha avuto, sia quella di mettere finalmente Yıldız insieme a Chiesa, guarda caso Chiesa. Da quanto tempo è che vi dico che Chiesa può fare anche all'esterno a destra? Da quanto tempo è che vi dico Chiesa gioca benissimo sia a destra che a sinistra? Lo puoi provare in tutti e due i lati e guarda caso gioca una volta a destra e fa gol. Ma lasciando stare questo è una Juventus che nel girone di ritorno sta facendo dei disastri. Ennesimo risultato negativo. In questo momento la Juventus è a 57 punti, è ancora seconda, ma è a un solo punto dal Milan e soprattutto il Bologna è a meno 6. Ora la Juventus comincia a essere pericolante anche per quanto riguarda la zona Champions. Deve ringraziare che squadre come la Roma hanno fatto male nel girone di andata, l'Atalanta ha fatto male all'inizio, il Napoli è un disastro, la Fiorentina ha rallentato terribilmente. Perché questa è una Juventus che ora rischia. È una Juventus che ora rischia e che non ha più energie. Nel primo tempo arriva quel gol di Kvaratskhelia che sembra rinato proprio contro la Juventus. Un erroraccio, secondo me, della difesa, con un Rugani che va quasi a contrastare Bremer. Devo dire, Bremer, secondo me, signora partita, ha contenuto benissimo Victor Osimhen. Ma poi la differenza la vedi poi nel secondo tempo. La Juventus ci aveva provato e devo dire, devo essere sincero, bisogna dire cose come stanno. Doveva fare sicuramente meglio il buon Dusan Vlahovic, che ha avuto tre palle gol clamorose, davvero clamorose. Devo dire la prima su errore su colpo di testa. La seconda, quel palo lì sullo scavetto, secondo me non è un errore vero e proprio, anzi secondo me era una bellissima giocata, è stato sfortunato. La terza su quell'orroraccio e la difesa del Napoli con palla recuperata da Rugani, beh lì doveva fare molto meglio. Questa è la classica partita negativa di Vlahovic, però attenzione. Vlahovic è lo stesso che però ha fatto 15 gol fino ad oggi, quindi è inutile scagliarsi su Vlahovic, perché poi quelli che domani si scagheranno su Vlahovic sono gli stessi che due giorni fa dicevano che Chiesa era scarso. Chiesa era diventato un giocatore di difficile collocazione, era diventato un difetto tattico, un po' come quando si diceva ai tempi di Dybala, non sappiamo dove metterlo, è scarso, buttiamolo via. Ora vedi che fa cose straordinarie con la Roma. Ma lasciando stare questo, questa è una Juventus che avrà sicuramente sempre degli errori, perché gli errori individuali ci stanno sempre. Però questa è una Juventus che non può avere questo trend negativo in tutte queste settimane. Ci si aspettava un passo in avanti ed invece arrivano ancora passi indietro. Perché questo è un blocco mentale importante, questa è una vittoria che è una sorta di sentenza per la Juventus. Ormai questo è un campionato che va salvato. È un campionato che comunque, come lo metti, alla fine sarà comunque negativo.
E voglio ben vedere chi parla ancora bene di quest'annata di Max Allegri, perché continuiamo a dircelo, le parole di ieri continuano a rimbombare quando il procuratore di Allegri diceva: vorrei ben vedere, la Juventus dovrebbe tenere Allegri, e con questi risultati come fa a non tenerlo? Questi risultati non mica tanto, perché sono la Juventus che al terzo anno chiuderà ancora una volta, e ora praticamente possiamo dirlo senza minimo dubbio, l'Inter deve giocare ancora una partita e ci sono 18 punti, cioè paradossalmente l'Inter può andare a più 21. Più 21 sono numeri da capogiro, ecco, e più 21 sono numeri, e per carità l'Inter è fortissima, stiamo parlando di uno squadra, tutto quello che volete, però non possiamo sempre appellarci ogni anno a l'anno scorso era il Napoli e quest'anno è l'Inter, tu devi fare bene a prescindere dal percorso delle altre, e questa è una Juventus che nelle ultime partite ha fatto veramente un disastro più totale. Tra l'altro, notizie negative su notizie negative, perché? Perché la Juventus la prossima giocherà domenica prossima contro l'Atalanta e non ci sarà Dusan Vlahovic. Molti diranno: ma figuriamoci, dopo questi due gol buttati, anzi tre gol buttati da Vlahovic, meglio che non ci sia Vlahovic. Ci ricordiamo come è andata l'ultima partita in cui ha giocato Milik al primo minuto. E soprattutto è un Atalanta che oggi, come abbiamo raccontato nell'analisi post partita di Atalanta-Bologna, è un Atalanta che si è fatta male, malissimo contro il Bologna di Thiago Motta, ed è un Atalanta che avrà voglia di rinascita, e quindi allo Stadium sarà sfida apertissima. La Juventus, perdendo eventualmente con l'Atalanta, speriamo ovviamente che ciò non avvenga, potrebbe rimettere in corsa anche l'Atalanta, perché la Juventus rimarrebbe a 57 punti e l'Atalanta andrebbe a 59. Bisogna essere sinceri, la prossima settimana potrebbe essere veramente la sfida decisiva per il campionato, perché battendo l'Atalanta tu potresti mettere un punto verso quella che è l'ipotetico quarto posto dell'Atalanta. Però, occhio. Poi la Juventus, ricordiamoci, ha anche la sfida casalinga contro il Genoa. Quindi lo Stadium sarà fondamentale, la spinta del pubblico sarà fondamentale contro l'Atalanta e col Genoa. E poi ci sarà quello che a questo punto rimane il grande obiettivo della stagione, ossia la Coppa Italia. Semifinale di Coppa Italia con una Lazio che forse sta messa peggio della Juventus, la Lazio di Sarri. Però, attenzione, prima ci sarà la Lazio in campionato e poi ci sarà la sfida di Coppa Italia, la prima, l'andata di semifinale. Poi dopo arriveranno Fiorentina e Torino, quindi è un periodo per la Juventus complicatissimo, ed è un periodo in cui ora, a marzo, quando ci sarà appunto la sosta, si deciderà il futuro di Max Allegri. Io credo che a prescindere dai discorsi tattici, a prescindere dal discorso difensivo, troppo difensivo, tutto quello che volete, è una Juventus che ha bisogno di aria nuova. Al di là del discorso proprio di Allegri in, Allegri out, Allegri scarso, Allegri forte, giovani, non giovani, questo è un Allegri che ha bisogno di prendersi un po' di pausa, punto primo, e soprattutto è una Juventus che ha bisogno di rasserenarsi un po' a livello proprio mentale, perché passiamo le settimane a parlare più di Allegri che di Juventus, e questo non va bene. Bisogna rimettere al centro la Juventus e i risultati, positivi o negativi che siano, ma la Juventus deve tornare al centro. Magari con un allenatore vedremo se sarà Thiago Motta, che oggi, come detto, ha fatto un bel passo in avanti in classifica, perché è arrivato a quota 51 punti, quindi a meno 6 dalla Juventus. Thiago Motta, che ha una squadra costruita da Sartori con pochi spiccioli, a fronte di una Juventus invece che ha pagato fior di milioni per la gente come Bremer, Vlahovic, Chiesa, Rabiot, Locatelli e compagnia cantante. Per cui è una Juventus che deve risollevarsi, ma una Juventus che comunque perde malamente 2-1 col Napoli. Vittoria firmata da Kvaratskhelia, che fa un gol straordinario nel primo tempo. Chiesa ci ha provato a recuperarla, ma alla fine è arrivato il gol di Raspadori, che secondo me rappresenta perfettamente quella che è l'annata della Juventus.